Caffè a tutti, sono Otto di Pura Fibra Italiana e in questo video siamo in un nuovo video di Fortnite Battle Royale. A 2000 like in questo video e nel prossimo video saluterò un po' di voi. E detto ciò, andiamo subito al video. In questo video vi spiegherò a 360 gradi che cosa è il campionato ITF. Ma ricordate che se aveste ulteriori dubbi basta andare in descrizione e trovate tutti i link dei social e del sito ITF su cui vengono pubblicate costantemente notizie, giveaway e altre cose inerenti al torneo. Seguite il video fino alla fine in modo da sapere per bene tutto. Allora partiamo da che cos'è ITF. ITF sta per Italian Teamfight, che come dice il nome è una battaglia, nel senso di competizione, di campionato tra giovani ragazzi italiani. Questo campionato tratterà più giochi, per la lista completa basta andare sul sito dell'ITF. E nel forum iscriviti si vedranno tutti i giochi a cui è possibile partecipare. Essendo l'obiettivo degli organizzatori quello di realizzare e far crescere un movimento giovanile, oltre al limite d'età, di cui parlerò a breve, al torneo non sono ammessi gli youtuber, gli streamer, i pro player e i gamer. E per youtuber si intende quelli che hanno un canale tanto grande, quindi conosciuti a livello italiano, per esempio sopra i 20.000 iscritti, ecco. Insomma, nessun professionista del gioco è ammesso, di qualsiasi dei giochi citati. Quindi qualsiasi youtuber serio, grande, di un gioco tra questi non è ammesso. Quindi diciamo i pro player non ci saranno. Insomma, al campionato ci sarai solo tu, un tuo amico, una tua amica e altri ragazzi come te che vogliono divertirsi. Chi può partecipare? Essendo il campionato dei teen, possono partecipare tutti i ragazzi tra i 13 e i 19 anni, quindi dai 2005 ai 99. Più grandi? No. E per i più piccolini, non preoccupatevi. Comunque l'ITF ha dei side event apposta per coloro che sono più piccoli, in modo da farli avvicinare comunque al mondo competitivo. E in ogni caso non preoccupatevi, perché l'ITF questa è la sua prima edizione, ma verrà fatta anche negli anni futuri. Perché partecipare? Non dovrei neanche dirvela sta roba, perché già è l'evento dell'anno e anch'io che sono appunto uno youtuber, anche se sono 99, non posso partecipare. Sto diventando matto per sta roba. Però in ogni caso, per mostrare a tutti gli altri la tua bravura in un determinato gioco. E molte volte infatti ci troviamo a casa a giocare senza guadagnare nulla. Invece qua abbiamo la possibilità di vincere un sacco di premi giocando al nostro gioco preferito, o ai nostri giochi preferiti. Come se non bastasse, coloro che vanno in finale avranno l'opportunità di incontrare me e altri youtuber che supportano e aiutano nella realizzazione di questo torneo. E allora verrebbe subito da chiedersi: ma che cosa si vince? Magari qualcuno di voi non ha mai partecipato a un torneo, ma vi assicuro che tipo nel 99% dei casi gli organizzatori si trattengono il 50% degli introiti per loro e insomma come guadagno. Qua invece i soldi vengono utilizzati per investire, per creare un montepremi sempre più grande. 100% dei soldi raccolti verranno convertiti in montepremi. Quindi, facendo due calcoli, ad oggi l'ITF ha già 5.000 pre-iscritti. Ecco, diciamo che nel prossimo mese se ne iscrivono altri 15.000, perché più se ne iscrivono e più se ne iscriveranno, e arriviamo a 20.000. Se il torneo costasse solo 5 miseri euro, capite che il montepremi totale sarà di 100.000 euro. Ma quando è questo torneo allora? Perché voglio farlo subito, no? Ragazzi, qui si parla di un campionato, non di una robetta che si fa in parrocchia in due minuti. No, è un campionato. E come i campionati di Serie A non si fa in due secondi, bisogna farlo, cioè, insomma. Anche qua si parla di un campionato serio, quindi durerà dai 4 ai 5 mesi. Però non da oggi, ma da inizio novembre, diciamo. Ogni settimana ci saranno qualifiche di vari giochi, quindi magari una settimana ci saranno le qualifiche di Fortnite, una quella di Paladins, una quella di Rocket League, e così via. Sarà un campionato a tutti gli effetti in cui ognuno giocherà al gioco o ai giochi che preferisce, senza l'obbligo di partecipare a tutti i giochi scelti, quindi scegliete solo quelli che piacciono a voi o quello che piace a voi. Ora sono aperte le preiscrizioni al sito. Che cosa significa? Che voi andate e vi preiscrivete completamente gratuitamente al torneo. Quindi dovete farlo subito. Questo comunque non significa che dovete per forza partecipare, ma solo che siete interessati, diciamo, a questo torneo. Se poi comunque vi rendete conto che all'ultimo voi vi siete preiscritti, però non potete perché dovete andare in vacanza con i vostri genitori, non c'è problema, in ogni caso non è che dovete fare qualcosa o robe, semplicemente non parteciperete alla fine. Da dove si gioca? Il torneo si svolge comodamente da casa tua.
Ogni fase del torneo verrà annunciata appunto sia tramite i social di ITF, quindi Telegram e Instagram, sia dal loro sito. Quindi ognuno da casa sua si connetterà con gli altri giocatori, faranno le sfide e poi si proseguirà con le varie fasi del torneo. E ora la domanda più clou di tutte fatte da voi: da quale console si può giocare? Fondamentalmente dipende dal gioco e da due fattori principali. Il primo è se i giochi sono cross platform o no. Per esempio, facciamo l'esempio con Fortnite. Ragazzi, tantissimi hanno chiesto di se ci saranno le fasi anche per l'Xbox e non solo per PlayStation, computer, eccetera. Però il problema qual è? Che se Epic Games non dà i server privati per l'Xbox, gli organizzatori cosa possono fare? Non possono farci nulla. Quindi non si farà per Xbox, si farà per tutte quelle piattaforme che hanno il cross platform e che hanno i server privati come la PlayStation, il computer, quindi comunque loro possono sfidarsi esattamente come anche il telefono e la Switch. Il secondo fattore è perché non fare magari Rainbow Six per Xbox? Perché se in 5 chiedono di fare il torneo di Rainbow Six da Xbox e in 500 lo chiedono da Play, capite che alla fine si potrà fare solo quello da Play, perché non ci sono abbastanza giocatori per fare quello da Xbox. Questo significa che se volete partecipare con le vostre piattaforme dovete chiamare quanta più gente possibile che abbia la vostra piattaforma, perché questo è molto importante. Più gente c'è e più c'è possibilità di organizzare più tornei con le varie piattaforme. E se non avete qualche piattaforma, non preoccupatevi, basta andare a casa di un amico o cose del genere. Altra domanda da voi fatta adesso è: quale modalità verrà scelta? Quindi singolo, duo, squad, 3v3, 5v5, 1v1, eccetera, eccetera. E anche questa volta dipende tutto da voi e dal numero di adesioni che vengono fatte. Se tantissime persone vogliono giocare in modalità singolo, chiaramente ci sarà la modalità singolo. Se tante persone vogliono giocare 4v4, ci sarà dei 4v4 e così via per tutti i giochi. Infatti, voi al momento della prescrizione potete decidere a quale giochi gareggiare. In base alle adesioni, poi si faranno i vari calcoli e si capirà se ci sono numeri sufficienti per poter fare i tornei con le varie modalità oppure no. In ogni caso, preparatevi sia a gareggiare da soli che eventualmente con qualche vostro amico. Ed è ora di iniziare ad allenarsi, direi, perché novembre si avvicina. E una volta che ho vinto le sfide, che cosa succede? I finalisti avranno l'albergo e il viaggio pagato direttamente verso Roma e o Milano, dove si svolgeranno le finali in diretta del campionato e dove ci saranno anche gli altri youtuber, appunto, che partecipano a questo evento come, diciamo, sponsor. Quindi noi, Gigi, Pazzo, Shiko Kuzine e altri. E chiaramente, essendo che gran parte magari sono minorenni, verrà pagato il viaggio anche un eventuale accompagnatore, quindi vostra madre, vostro padre, un zio può comunque accompagnarvi a Milano o a Roma e al viaggio direttamente l'albergo, eccetera, pagato. Come non perdere tutte le novità riguardanti l'ITF o comunque dove far domande se le ho? Per rimanere sempre in contatto con l'ITF, in descrizione troverai tutti e tre i link di Telegram, di Instagram e del loro sito. Sul sito è importante pre-iscriversi, quindi se non sei ancora prescritto, fallo, è completamente gratis e ci metti veramente 2 minuti a preiscriverti, non ci vuole niente. E sul sito, appunto, troverai tutte le informazioni che cerchi in ogni momento. Troverai anche l'email di contatto per contattarli se avessi qualche dubbio ulteriore. Così come potrai scrivere in direct su Instagram oppure su Telegram nel gruppo. Quindi è importante passare anche sui vari link. E adesso la domanda finale: quanto costa gareggiare? Vi aspettereste un prezzo altissimo visto il numero di montepremi e tutto il resto, e invece no. La definitiva partecipazione al torneo infatti costerà massimo una cifra che si aggira tra i 2 e i 5 euro, capito? Pochissimo rispetto alla vastità del campionato che ci aspetta. Le iscrizioni definitive, così come i versamenti, dove farle, eccetera, sono tutte informazioni che riceverete più in là dopo che vi siete preiscritti. Vi ricordo di nuovo che la preiscrizione è completamente gratuita, quindi vi invito a farla subito. E adesso la faremo insieme in modo da farvi vedere come si fa, perché è veramente semplicissimo. Ci troviamo sul sito dell'ITF, che tra l'altro è veramente veramente fighissimo secondo me, con Fortnite e con tutti i giochi che ci saranno. Come vedete qua, ultime news, collaboro, account, iscriviti, eccetera, eccetera, eccetera. Contatti, qua trovate tutti i contatti, potete mandare direttamente un messaggio a loro se ci fosse bisogno di fare domande, eccetera. Però quello che interessa a noi adesso e quello che dovete fare voi dopo che avete finito di guardare questo video è andare nella sezione iscriviti. Come vedete qua c'è Instagram, c'è Facebook, c'è tutto, ma a noi ci interessa questo. Form di iscrizione, qua noi ci preiscriviamo al torneo. Allora facciamo finta che io non sono io, ma sono un ragazzo qualsiasi, mi chiamo Asdrubale. Quindi Asdrubale,
E qua inserisco la mia mail, che sarà sicuramente a sdrubale@gmail.com o qualcosa del genere. Dopodiché scelgo una password, che sarà a sdrubale 123, e a sdrubale di nuovo, vabbè, 123. Poi nome a sdrubale, cognome a sdrubalino, città dove vivo, scuola di appartenenza, la mia scuola, quindi il nome della scuola per intero. Io per esempio andavo all'ITIS Severi di Padova, scriverò ITIS F. Severi, Francesco Severi. Su telefono è importante mettere il nostro numero di telefono, perché così se ci sono messaggi importanti tipo guarda che domani c'è il torneo da quest'ora a quest'ora di Fortnite, vi mandano un messaggio come promemoria, così non ve lo dimenticate. È importante ed è un altro modo per rimanere in contatti. Qua la vostra età, quindi scegliete, io per esempio 19 anni ne metto 19. Dopodiché come hai conosciuto ITF, e qua metti YouTube per esempio, oppure passaparola, oppure come avete conosciuto. In questo caso da me dovete scrivere appunto YouTube. E qua vi chiedono il vostro nickname per ogni gioco. Quindi per esempio se giochiamo a Fortnite, qua io metterò il mio nickname di Fortnite. Tanti mi chiedono ma Fortnite devo mettere l'Epic Games, quello della Play eccetera. Dovete mettere il nickname di Epic Games. Quindi come fate a saperlo? Epic Games. E qua in alto sul sito della Epic Games dovete vedere assolutamente il vostro nickname. Eccolo qua, questo qua dovete mettere. Quello che se scrivete Epic Games viene qua fuori. O comunque dovete accedere al vostro account Epic Games, non quello della Play, quello di Epic Games. E poi insomma i vari giochi, quindi per esempio Paladins, metterete anche il vostro nickname di Paladins, è un altro gioco che a me piace. Presentato da, inserisci qua il nickname di uno youtuber o di un giocatore che ti ha presentato questo evento. Quindi chi da questo video sta andando sul sito deve scrivere Pura Fibra Italiana, ok? Scrivetelo tutto così. O Octi di Pura Fibra Italiana, o quello Pura Fibra Italiana con gli spazi, insomma scrivete Pura Fibra Italiana se vi ho presentato io, in modo che comunque poi sanno che magari voi siete stati presentati da me e quindi magari avete più interesse a conoscere me e quindi magari ci incontreremo poi alle finali e staremo un po' insieme. E per finire accetto le solite cose della privacy, in modo da non condividere le vostre informazioni e cose del genere. E poi basta cliccare su iscriviti, vi arriverà la mail di conferma e siete a posto. Il commento ignorante di questo video è: parteciperò al campionato. E voi dovete completare con qualcosa che faccia un po' ridere, che sia in rima. Anche oggi ringraziamo la Pura Fibra Italiana Strong qua. Grazie mille che vi siete iscritti, noi siamo già in 163.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo torneo. Se avete comunque alcune domande, fatele nei commenti, oppure andate direttamente sui link che trovate in descrizione e avrete le risposte direttamente da loro. Lasciate un piace se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici e compagni di team in modo che anche loro possano unirsi a questo torneo. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!